Oggi parliamo di dati, di educazione e di salute. Siamo allora al secondo intervento, è sempre sui dati, anzi scusate, sempre sulla salute, però dal punto di vista di una tecnologia particolare, che è quella dei big data. Allora, ne parliamo con Sabina Leonelli, che è docente ordinario di filosofia e storia della scienza in una prestigiosa università inglese, che è l'Università di Exeter. E con lei parliamo dell'utilizzo dei big data appunto nel mondo della salute. Diciamo, breve premessa, esiste un'attività di ricerca a livello scientifico su questo argomento, esiste anche ovviamente un'attività nel mondo dell'industria privata e già qua insomma si può delineare un potenziale conflitto di interessi tra bene pubblico e bene privato. Possiamo pensare ai big data che sono estremamente importanti, l'analisi di una mole sterminata di dati nel caso di valutazioni e quindi della letteratura medica su malattie rare, e questo è un beneficio direi autoevidente. Però possiamo pensare anche all'utilizzo di big data da parte di compagnie di assicurazione che in qualche modo vengano ad acquisire dati magari in modo non propriamente etico e li utilizzano per definire le loro politiche sulle polizze sanitarie. Quindi vediamo come lo stesso, diciamo, filone tecnologico può dare sbocco a due situazioni e dal punto di vista etico opposte. Allora, la domanda, visto che tu Sabina te ne occupi dal punto di vista della ricerca scientifica, quindi quello del bene pubblico, è se è possibile, perché io non lo so, se è possibile conciliare questi due mondi e in che modo. Ti ringrazio. Grazie mille Lucia e buongiorno a tutti. Perché chiaro che questa è una domanda fondamentale e molto difficile a cui rispondere. E una cosa da cui voglio partire nel cercare di rispondere nei miei 8 minuti è pensare al fatto che i dati sono comunque assolutamente fondamentali, e questo penso sia venuto fuori molto bene nell'intervento precedente. Sono indispensabili per allargare i confini della nostra conoscenza e per verificare le fondamenta delle nostre opinioni. E questo penso che durante la pandemia sia venuto fuori in maniera assolutamente evidente. E quindi è fondamentale trovare meccanismi per scambiare i dati e soprattutto i dati personali e i dati medici. Ma è anche fondamentale, come dicevi tu, di effettuare questo scambio nel rispetto dei diritti umani e dei diritti digitali. E chiaramente la privacy è uno di questi diritti che viene molto spesso associato all'individuo, ma ci sono anche diritti che appartengono a comunità e a gruppi. Cioè, per esempio, il diritto di non essere discriminato come appartenente, per esempio, a una certa etnia o perché si hanno certi tipi di affiliazioni a certi gruppi. Quindi queste considerazioni sono molto importanti. I dati sicuramente possono essere visti come un bene comune, ma il problema è come effettivamente vengono messi insieme e che funzioni hanno piattaforme digitali e standard e modi di implementare queste piattaforme nell'aiutare a fare questo. Io penso che durante la pandemia abbiamo visto chiaramente il fatto che i dati raccolti, disseminati da persone contagiate in tutto il mondo sono stati fondamentali per capire come sta sviluppando la pandemia, per capire i meccanismi e i sintomi del contagio e chiaramente per il lavoro sui vaccini. E questo lavoro ha dimostrato l'importanza di due fattori su cui voglio soffermarmi nel mio intervento. Il primo fattore è l'importanza di quello che alcuni di noi chiamano la scienza aperta, il fatto di scambiare i dati in maniera aperta e trasparente. Ora, questo non vuole dire che i dati devono essere per forza accessibili a tutti e in tutti i momenti, questo non avrebbe senso, specialmente per dati che sono personali e che sono molto delicati e molto potenzialmente problematici, come quelli medici. Ma vuol dire che i meccanismi e le piattaforme attraverso cui questi dati vengono scambiati devono essere chiare e trasparenti. E questo non è sempre così. Abbiamo una situazione in cui, come sottolineavi anche tu, ci sono vari monopoli che sono sia nel mondo delle corporazioni che nel mondo dello Stato, che purtroppo tendono ad avere una grossa influenza su come i dati vengono scambiati. E chiaramente siamo tutti molto consapevoli, spero oramai, degli scandali che si legano all'uso dei social media e Facebook specialmente, ma anche il ruolo di Google e di altre grosse corporazioni, su come i dati che noi rilasciamo attraverso la nostra attività digitale vengono gestiti.
E c'è anche una lunga discussione, una grande discussione sul ruolo che lo Stato può avere e l'ordine pubblico possono avere nel sorvegliare le persone una volta che hanno in mano questi dati. Io penso una delle soluzioni importanti qui è di cercare di mantenere un dialogo tra diverse entità che sono responsabili per la raccolta dei dati. E questo coinvolge sia le compagnie private che le aziende pubbliche. Una delle iniziative che secondo me è stata estremamente importante negli ultimi mesi a livello internazionale è il fatto che ci sono state varie compagnie e varie agenzie scientifiche internazionali che hanno lavorato in maniera internazionale, transnazionale, non tanto sul condividere i dati per sé, ma veramente sul pensare a come si possa fare, che standard usare, che metodo di conteggio usare, per esempio quando si parla di contare i morti e contare i contagiati del coronavirus, che tipo di test usare, come riportare i risultati di questi test. E quindi tutto questo va poi a finire nella valutazione dell'andamento del contagio. Avere degli standard che siano più o meno comuni in tutto il mondo e attraverso diverse aziende che gestiscono i dati, già è un grande passo avanti verso garantire più trasparenza, perché rende molto più facile capire come questi dati vengono gestiti e dà anche assicurazione sul fatto che non ci sia un unico ente che diventa responsabile per la salvaguardia dei dati, che sinceramente è sempre una situazione problematica. Una seconda cosa che secondo me è diventata anche questa ancora più evidente durante la pandemia ed è importantissima, e questo penso anche questo si riferisca all'intervento e alle considerazioni che facevamo prima sui vaccini, è l'importanza di creare modi per i cittadini di partecipare nella collezione dei dati, ma anche in un certo senso nella loro valutazione, nell'interpretazione dei dati. Cioè nel riportare esperienze, che diventano poi dati, che abbiano rilevanza medica. E infatti, facendo questo, partecipare nella costruzione di conoscenze scientifiche. E faccio un esempio breve per spiegare l'importanza di questo fenomeno. E una delle cose che è stata molto chiara all'interno, per esempio, dei circoli di medici di base e di molte persone che lavoravano, in un certo senso, nella front line degli ospedali all'inizio della pandemia, già a febbraio e marzo, era il fatto che molte delle persone che arrivavano in ospedale ed avevano già sintomi molto acuti dell'infezione di coronavirus, avevano problemi di saturazione, avevano una bassissima saturazione di ossigeno nel sangue. Ora, questi erano dati che venivano rilevati da persone che erano assolutamente nella posizione di ricevere malati in prima linea, malati di emergenza. Ma non c'era un meccanismo preciso per comunicare questi dati a livello interregionale e internazionale. Ed erano anche il tipo di dati che gli epidemiologi non guardavano subito, perché a quel momento l'interesse era, per esempio, sul capire quanti morti ci fossero, sul capire che tipo di sintomi avessero. E quindi ci è voluto del tempo perché queste informazioni arrivassero a essere collezionate e gestite in un modo per cui si è cominciato a capire che in realtà questo era un fattore fondamentale di cui tenere conto per cercare di prevenire dei casi molto gravi di Covid, o almeno per cercare di capire quali fossero le persone che erano molto a rischio. Ora, un sistema in cui i pazienti e i medici di base possano informare il resto del mondo su quali sono dei meccanismi dei sintomi, per esempio in una situazione come il coronavirus, che emergono come potenzialmente nuove fonti di informazione, importanti forme di informazione, è assolutamente fondamentale. E infatti c'è stato molto allarme sul fatto che questo tipo di dati, come altri, fossero così difficili da condividere, così difficili da cercare di assimilare. E ci sono state varie iniziative internazionali per cercare di correggere questa situazione. E per esempio c'è un'iniziativa molto bella di un ospedale a Boston che ha lavorato con l'Università di Harvard e con varie istituzioni negli Stati Uniti per creare una piattaforma digitale che chiamano COVID Near You, ossia coronavirus vicino a te, e questa è una piattaforma che permette ai cittadini di scambiare informazioni sui loro sintomi, anche in maniera anonima e protetta, ma in modo da poter dare più elementi agli scienziati e collaborare con loro per capire quali sono le esperienze dei cittadini che veramente fanno la differenza nell'infezione coronavirus. Questo diventa ancora più importante in una situazione in cui sappiamo che il coronavirus ha degli effetti potenzialmente molto a lungo termine sulla salute di alcune persone.
E lo studio di questi effetti a lungo termine è ancora molto indietro, chiaramente, perché siamo ancora all'inizio della pandemia. E quindi il vero meccanismo per scambiare questi dati è veramente importante. Ora, giusto per concludere, una delle cose che è da notare è il fatto che in Italia siamo all'inizio di questo percorso. E una delle istituzioni italiane che ha un ruolo fondamentale nella raccolta dei dati medici è l'Istituto Superiore di Sanità, ma all'interno dell'istituto ci sono ancora pochi progetti che permettono un'interazione diretta dei cittadini. E questo penso che sia una cosa a cui tutti possiamo pensare e cercare di rafforzare la volontà anche dello Stato italiano di cercare di mettere insieme questo tipo di piattaforma. Perfetto, sì. Quindi sostanzialmente non ci sono domande, vabbè, un piccolissimo commento. Tu hai citato due elementi importanti che sono quella dell'interoperabilità delle piattaforme per lo scambio appunto di questi dati e poi dell'esistenza di organismi che a questo punto devono essere sovranazionali perché naturalmente questi fenomeni sono globali. In Europa sappiamo che Cina e Stati Uniti stanno andando verso un fenomeno che chiamiamo sovranismo digitale, poi ne parleremo poi in altri interventi. E quindi il ruolo dell'Europa risulta importante, direi, a questo punto.